Non voglio niente, voglio che girate! Sono Elisa Fuxas, regista di Senza Fine. Senza fine è un film su, per e con Ornella Vanoni. Ed è fatto di lampi, di memoria, di presente, di amici che appaiono e della nostra amicizia che nasce mentre giriamo il film. E tutto si confonde: gioco, ironia, fatica, musica, caldo, presente, passato. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego, penso tra di me. Proviamo anche con Dio. Si sa mai, e non c'è niente di più triste. Questo momento è appena prima della fine, però è la prima immagine che ho avuto del film. Entrando in quel padiglione anni 30 ho pensato a Ornella di oggi che incontrava se stessa, giovane e in bianco e nero. Volevo che la protagonista si confrontasse con un'altra versione di lei e che quel confronto fosse affidato al suo sguardo e non al mio. È uno di quei giorni. Rivedo tutta la la mia mia vita, vita. Bilancio e non ho guardato mai. Posso dire ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultato non saprei. E non mi sono serviti a niente, esperienza e delusione, se ho promesso non lo faccio più. Nella stazione di servizio dove io l'aspetto in una giornata incandescente d'estate e finisce con la trasformazione fantastica della protagonista. Soprattutto ingloba continuamente quello che è dentro e fuori dal fotogramma, comprese le discussioni, le difficoltà, le fatiche. E proprio quando sembra finito, con la serie di vuoti dopo gli applausi, in realtà inizia qualcosa di completamente nuovo, la sua ennesima rinascita, perché Ornella è nata e rinata infinite volte, in un tempo che ho voluto e immaginato eterno, appunto un tempo senza fine.